sono tolto la felpa, mi sono tolto la felpa, prima o poi doveva succedere, ma la felpa ce l'ho addosso all'interno della live reaction che state per vedere. Allora, prima di tutto OneFootball, scaricatelo qui sotto in descrizione, lo sapete come sempre, dovete avere OneFootball sui vostri telefoni per vivere altre serate magiche come quella che abbiamo vissuto l'8 di dicembre, una serata della Madonna, mi viene a dire. OneFootball, qui sotto in descrizione. Un like a questo video non fatevelo mancare perché questa live reaction deve essere disintegrata dai vostri mi piace, dobbiamo arrivare almeno a 3.000 mi piace per questa live reaction e altre live reaction come questa, nella quale impazzisco completamente. Vado fuori di testa, eh. Gol di McKennie, vado completamente fuori di testa. E poi un like me lo merito, soprattutto perché sto scaricando il file della reaction a mezzanotte 10 e devo andare a lavorare, quindi lo farò tutto in pausa pranzo come al solito. Riposarsi? Da morti. Vai, vai con la live reaction. Alla vostra. Alla vostra assolutamente. Stasera per noi deve essere una festa. Deve essere una serata di divertimento. Ma questa sera non basterà vincere. Questa sera bisogna vincere con 3 gol di scarto. Sono molto carico. Non so voi, io sono molto carico. Non credo neanche che sia così impossibile vincere. E mi sono già sbilanciato abbastanza per i miei standard. Non penso che sia impossibile vincere. Sveglia! Sveglia! Sì, come sempre. Non è un discorso di leggere formazioni. Dobbiamo scendere in campo con la testa. Perché se non scendiamo in campo con la testa, lasciamo stare. Cioè, ci battono anche quelli di Serie C. Cristiano, ragazzi, è una di quelle serate, eh? Si vede negli occhi. Sì, oh, che palla ha trovato Alvaro! Porca vacca, ma quanti eravamo in area? 1, 2, 3, 4, 5 in area! Ramsey, Ronaldo, Morata, McKennie e Cuadrado, 5 in area! Sì. Ehi, rigore! Però forse non è rigore. Però forse non è rigore. Però forse non è rigore. Non pare rigore. Non pare. Vai Cristiano, faccia Messi! È tesissimo Ronaldo stasera, ragazzi. È tesissimo. Sì! Cristiano Ronaldo, Camp Nou, faccia Messi! 1-0. 1-0. Voglio festeggiare, voglio i festeggiamenti. Avanti! Il rigore della paura di Cristiano Ronaldo. Il rigore della paura centrale. A mezza altezza centrale. Olè! Cristiano! Sì! McKennie! Fa la giocata in rifinitura e la va a concludere in area. Io ti amo. Ingravidami, Weston. Ingravidami, Weston. Ma che regalo di Natale questo, Weston McKennie. Questa è stata una botta di adrenalina. Ve lo dico tranquillamente. Ve lo dico tranquillamente. Questo è il gol che mi ha dato più gioia in tutta la stagione fino adesso. È un gol anche, forse inutile. È il gol che mi ha dato più gioia fino adesso. E poi McKennie la recupera su Messi! Perché si è risvegliato? Ancora McKennie, e ancora McKennie, e ancora McKennie, ancora McKennie. Posso dire ancora McKennie? Ancora McKennie. Ancora. Sono
Super. Mano, eh? Oh, ma questo è mano, è rigore. Questo è rigore, eh? Raga, è rigore ancora. Questo è rigore. Palese. Molto più di quello di prima, forse. Sì, sì. No, no. L'anglè. L'anglè. Te lo dico sinceramente. Vergognati. Vergognati. Te lo dico sinceramente. Vergognati. Vergognati. Sembri Sergi Busquets con l'Inter. Eccomi, forza Juve, cerchio bianco, cerchio nero, cerchio bianco, cerchio nero, cerchio bianco, cerchio nero. Cerchio bianco, cerchio nero, cerchio bianco, cerchio nero. Grazie Greg. Fine primo tempo, fine primo tempo, fine primo tempo. Miglior primo tempo. Cazzo, rito rigore inesistente. Vabbè, allora non rido. Però quell'altro non ce l'hanno fischiato allora. E entriamo nelle chiacchiere da bar. Che due coglioni con i rigori. Che due coglioni con gli arbitri. Che due coglioni che fate venire. Pensate al calcio. Abbiamo giocato a calcio nel primo tempo. Avete visto una partita di calcio? Sì. 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 La miglior Juve del primo tempo. E questi sembra parlare dei rigori. E sembra parlare degli arbitri. Ma dove cazzo siamo? Ma guarda, ma veramente, fanno girare i coglioni anche sul 2-0. Certe persone, certe persone. Chiave tattica. Non eravamo così, come ci avevano raccontato, come ci volevano far credere i poteri forti, i famosi poteri forti della UEFA, bensì eravamo così. Con Arthur, regista libero, McKennie e Ramsey, mezze ali di inserimento e spinta. C'è stato un momento che siamo andati a crossare e in aria eravamo così. Il cross parte da Alessandro e questa era la nostra cazzo di area di rigore. Inizio a avere caldo con questa felpa. Posso togliermela? Posso togliermi la felpa che ho caldo? Io me la butto lì. Me la butto lì. Credo che sarà no la risposta. Esattamente. No, 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 no. La tengo, morirò di caldo. Farò i bigatti, come al solito. Adesso a tutti i gol della Juventus esulterò, dicendo zip zap zup. Quando prendiamo campo così, io sono felicissimo. Ma è un altro rigore anche questo, eh? Ed è anche ammonito l'Anglè. Questo è rigore, eh? Questo è rigore, eh? Questo è rigore, eh? Questo è rigore, eh? Si fa così, si va a vedere, si dà rigore, si dà rosso e via. È rosso, è rosso. Devi dare... eh sì, c'hai ragione Pirlo! C'hai ragione Pirlo! C'ha ragione sì, è rosso, eh! Oh! Oh, ma come no! Ma come no! Ma Kuman, ma stai zitto per cortesia, eh! Kuman, stai zitto, eh! C'è Pinsoglio che ti percula! Portanova gli ha detto vaffanculo! Sei il nuovo dio, Portanova! Si è proprio visto Portanova che dice vaffanculo a Kuman! Non servono parole! Non servono le parole! Non servono le parole! Zip! Zap! Zup! Gol di Bonucci! Ah, è fuori gioco. È fuori gioco. Peccato. Ero emozionato. Che tunnel a Bonucci. Guardate Ronaldo. Guardate Ronaldo.
Guardate Ronaldo! Che cazzo di serata è? Ma che cazzo di serata è? Allora il 2020 non fa tutto schifo. Sentite Buffon. Sentite Buffon. Sentite Buffon. Sentite Buffon. Posso dire che ce la meritiamo? Posso dire che ce la meritiamo? Si può dire? Meritata? La felpa. La felpa.